Palmas, ti mostro un caso veramente bello di una paziente che è arrivata con noi con uno stadio di parodontite avanzato, denti fissi con sistema bocca bionica, denti che erano ormai tutti in espulsione. Abbiamo proceduto a rimuovere queste radici che erano fuori dall'osso, come noti i denti molari mancavano e le poche radici rimaste erano attaccate per poco osso. Abbiamo eseguito la chirurgia, posizionato dei denti provvisori creati in maniera digitale, questo è il tipo di chirurgia che è stata eseguita. Abbiamo posizionato impianti sia sull'arcata superiore che sull'arcata inferiore. Su di questi abbiamo avvitato infine i provvisori, anch'essi realizzati con il computer e con i nostri fresatori. Dopodiché ti mostro l'attack tridimensionale prima sulla sinistra e dopo sul lato destro. Sul lato destro vedi tutti gli impianti che sono stati inseriti, le arcate già in posizione e poi abbiamo proceduto con disegnare le forme dei denti che avremmo voluto creare. Abbiamo simulato la corretta distribuzione dei denti all'interno dell'area del sorriso. Una volta approvato abbiamo creato delle stampe in plastica, questi sono solamente dei denti in plastica di test, è un passaggio questo obbligato nel nostro sistema bocca bionica perché ci permette di validare all'interno della bocca quelle che sono le forme dei denti che vorremmo creare. Abbiamo creato l'arcata superiore, testato questa col design dell'arcata inferiore e in seguito abbiamo creato entrambe le arcate definitive. Queste sono due linee superior, denti iperrealistici in zirconio, effetto madreperla sopra lo zirconio, che ci conferisce quell'aspetto iperrealistico alla dentatura. Nota come la persona sia cambiata, come il viso sia molto più sostenuto nella foto di destra, un sorriso ampio che riempie tutta l'area delle labbra e non è più presente, come non sia più presente quell'area scura e giallastra nelle zone laterali. La paziente ha una copia di backup dei suoi denti nei nostri server, abbiamo simulato in maniera iperrealistica le gengive, nota gli incisivi centrali e laterali, che sono repliche di denti reali, come appaiono iperrealistici, veramente naturali. Livelli di questo tipo sono impensabili da raggiungere con la resina, con la plastica, con il metalloceramica. Questi sono dei denti che hanno una lavorazione speciale che li rende così iperrealistici, il motivo per cui alla fine poi montati danno questo aspetto di dentatura sana.